Oggi. Ora, come sempre, andiamo a collegarci con il comune di Spoleto per sapere quali eventi sono in programma qui questa settimana e con Davide Fabrizi. Buongiorno. Allora, che cosa c'è? L'evento principale di questa settimana? Iniziamo da quello. Sì, buongiorno Erika, buongiorno telespettatori. Iniziamo dalle miniere di Morgnano perché sabato 6 e domenica 7 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e dei minatori, l'Associazione Amici delle Miniere, la Pro Loco di Santa Croce e Morgnano hanno organizzato una 2 giorni per ricordare i tragici avvenimenti dell'esplosione della miniera che ricordiamo costarono nel 1955 la vita a 23 minatori. Sabato 6 il Museo delle Miniere resterà aperto gratuitamente per tutta la giornata, mentre domenica 7 alle ore 16 al complesso monumentale di San Nicolò è prevista la proiezione del filmato Il percorso con interviste e monitori dal progetto Salviamo la memoria di Luciana Polli. A seguire la proiezione del film La vendetta di una pazza, girato proprio a Morgnano nel 1951. Ci sono anche altri eventi particolari da segnalare ai nostri telespettatori? Sì, il vice ministro della giustizia Enrico Costa sarà oggi pomeriggio a Spoleto per una visita ai palazzi di giustizia in programma intorno alle ore 15, mentre alle 16 nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale è previsto l'incontro dal titolo Spoleto Tribunale dell'Umbria Centrale tra riforme compiute e annunciate. Sabato 6 dicembre invece Casa Menotti ospiterà un doppio appuntamento musicale, il concerto del Trio Rospigliosi composto da Rico Cuma al flauto, Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte, in programma alle ore 17 alle ore 18:15. Domenica 7 dicembre, per Christmas Spoleto Jazz, al complesso monumentale di San Nicolò, a partire dalle ore 21, in programma il concerto dell'Albert Era Quintet, vincitore del premio della critica al London Cappella Festival. L'evento sarà presentato da Massimo Zamponi. Info e prenotazioni sono disponibili su ticketitalia.com. Ricordiamo infine che dall'8 dicembre al 14 gennaio torna con la sua quinta edizione Spoleto, la città in un presepe, con mostre di presepi in diversi luoghi della città, organizzato dalla Pro Loco di Spoleto. Maggiori informazioni su www.prospoleto.it. Questi gli eventi in programma in settimana.